Bella raga, qua Bash e bentornati nel canale. Oggi siamo qua su Yu-Gi-Oh! Master Duel con un video speciale, ovvero con la tier list pazza sgravata dei Master Duel. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciate un like per supportare la serie. Inoltre andatemi a seguire su Twitch, mi trovate come Bastardo7, vado in live tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio e qualche volta vado live anche dopo cena. Seguitemi pure su Instagram, anche lì mi trovate come Bastardo7, potete scrivermi per chiedere consigli e chiarimenti vari e appena posso vi rispondo. Detto questo, passiamo al video, let's go! Allora, partiamo subito con delle premesse. Questa tier la faccio sulla base della mia esperienza da TCG player applicata a quello che si può fare su Master Duel con il formato in vigore in questo momento, ovvero il Best of One, o come lo chiamo io, Bona la Prima. Questo formato non comprende il match con tre duelli e la side, perché appunto ci sta solamente un duello. Secondo me questa cosa abbassa molto la skill, perché come sapete sono presenti molti deck che non avrebbero spazio in un formato best of 3. Spero che in futuro mettano una ranked a parte, magari con il limite tempo di 20 minuti per match, in modo da accontentare tutti i giocatori, perché non credo che ci voglia molto a mettere un'altra modalità a parte, così che chi vuole giocare Best of One va da una parte e chi vuole giocare più competitivo va dall'altra. Altra cosa, non inserirò tutti i deck presenti in questa tier, perché ho preso la prima che mi è capitata con i mazzi di cui volevo parlarvi. Questo perché almeno mi sbrigo con l'editing. Detto questo, non terrò conto di tutti i deck giocabili su Master Duel, perché fare una tier list con 80.000 mazzi non ha molto senso, e soprattutto prenderò in considerazione solamente quei deck che vengono molto giocati da Platino 5 a Platino 1, perché come sapete da Bronzo a Platino 5 ci potete arrivare con qualsiasi mazzo, quindi non vi scannate nei commenti se non trovate il vostro deck preferito in questa tier. Perché non la faccio in base alle vittorie che può fare un deck, ma in base alle caratteristiche che possiede, attingendo appunto alla mia esperienza da giocatore TCG. Per chi mi segue su Twitch già lo sa, io ho iniziato a giocare quando avevo 5 anni e non ho mai smesso, e da circa 7 anni sono nell'ambito competitivo, quindi diciamo che qualcosa da dire ce l'ho. Fatto questo pippone incredibile, partiamo, let's go! Allora, partiamo dal basso, con i for fun, ci andrei subito a mettere il drago bianco occhi blu, seguito dal mago nero e dal drago nero occhi rossi. Io ve lo dico dal day one di non buttare CP per questi mazzi, perché possono essere iconici quanto ve pare, ma non rendono a livello competitivo. E chi segue le live lo sa che ogni volta che becco uno di questi mazzi fa una finaccia, e vi ricordo che io non gioco neanche deck meta, quindi. Sono tutti deck fragili che si inceppano da soli oppure con una sola interruzione vengono inchiodati. E qui stiamo parlando di deck che di base hanno dei brick di archetipo che non fanno praticamente un cazzo. Poi non mi scrivete nei commenti cose tipo ma io col Blue Eyes ci ho battuto 3 Brigade, allora è un deck forte. No raga, perché con questo formato Best of One può succedere di strappare qualche vittoria contro i deck forti, ma io non prendo in considerazione quelle vittorie casuali, prendo in considerazione il deck in base alle sue caratteristiche, e il drago bianco e il mago nero riescono a fare qualcosa giusto perché possono giocarci Skill Drain. Quindi al massimo che potete fare è bittare con i mostri gialli e avere skill drain che non fa giocare l'avversario. Poi nei for fun ci metterei anche Dragon Maid. Io ho visto delle tier list in giro su YouTube dove addirittura mettono Dragon Maid in tier 1. Io veramente ragazzi non so come si possa mettere un deck del genere in tier 1, perché un tier 1 è un Prankitz, è un 3 Brigade, è uno Sky Striker, non potete paragonare Dragon Maid a quei deck e metterlo in tier 1, perché stiamo parlando di un deck che ha bisogno di 4 carte su 5 per farvi la board completa, e riesce a fare la board completa solamente se l'avversario sta fermo a guardare. Chi mi segue live lo sa che ogni volta che ho beccato Dragon Maid ha fatto una finaccia, perché stiamo parlando di un deck che ha bisogno di 4 carte su 5 per fare la board completa, e inoltre riesce a farla se l'avversario sta fermo, quindi se non prende Entrap. E la sua board completa non è neanche tutta questa gran board, perché al massimo vi mette le palle ieratiche, la fusione che nega e la trappola che rimbalza. Mi dispiace se qualcuno se la prenderà male, però io sto facendo questa tier list e deve essere una tier list onesta. Passiamo poi a Cyber Drago, che lo vado a mettere nei Rogue, perché è un ottimo deck Rogue con cui potete giocare Going Second e fare quasi sempre OTK.
Voglio anche metterci Trap Trick, è un deck control molto spinoso che se non sapete come gioca vi mette veramente i bastoni fra le ruote. Poi andiamo a mettere Subterror nei Rogue, anche lui è un control molto spinoso che vi mette i bastoni fra le ruote se non direttamente in culo. Mettiamo anche il deck Hero, lo metto in Rogue perché la sua board non è così enorme, l'unica cosa che dà veramente fastidio è Dark Law. Purtroppo la board finale, a parte Dark Law, non mette tanti ostacoli all'avversario, però lo potete giocare in una build going second e OTK-are se non vi prendete Nibiru. Voglio metterci anche Fluffal nei Rogue perché è veramente un deck carino ed è molto forte come deck Rogue. E mi sembra che sia anche economico, ve lo consiglio se volete giocare Rogue. E infine nei Rogue ci andiamo a mettere Raiden dei Fedeli della Luce, non tanto per Fedele della Luce, ma per indicare il 60 carte mistone con Grass. Perché come sapete su Master Duel Grass è sproibita e alla fine un deck 60 carte che riesce a risolvere Grass vi mette veramente in difficoltà, perché poi dopo vi partono quei 37 archetipi dal cimitero e fate il bordello. Passiamo ai tier 2, ci metterei subito Thunder Dragon. Su Master Duel possiamo giocare Colosso, che è un Floodgate con le zampe, e se riuscite a proteggerlo è praticamente una win condition, perché impedisce all'avversario di aggiungere carte, e lo sapete bene che i deck più forti devono aggiungere molte carte per partire. Poi ci mettiamo Ignister, questo è un deck molto sottovalutato e snobbato da tutti, però in realtà è un deck veramente ottimo per scalare, può anche giocarvi la combo con Access Code e Disturbatore di Aggiornamenti, ed è anche divertente da giocare. Poi ci mettiamo Invoked Shadow Monnezza Dogmatica, insomma quel deck che gioca 3 archetipi. Questo è un deck molto forte appunto perché gioca 3 archetipi che si incastrano bene fra loro e ve lo butta sempre in culo. Lo metto in tier 2 perché appunto giocando 3 archetipi a volte può briccare. Voglio metterci anche Altergeist in tier 2, anche se Multifaker sta 1. Comunque sia, questo è veramente un deck ottimo. Ci ho fatto anche una profile sul canale, se volete andatevela a spizzare, perché è veramente un deck carino. Passiamo ai tier 1 e metterei subito Prankits. Prankits è veramente un deck fortissimo e super versatile, anche su questo ho fatto un video in versione full power sul canale, se volete andatevelo a vedere perché è veramente devastante. Inoltre possiamo anche giocarci la combo per evocare Colosso dei Thunder Dragon. Subito dopo Prankits andiamo a mettere Tribrigade, perché in qualsiasi versione lo giocate è una bomba di mazzo, è veramente fortissimo. Poi ci mettiamo Sky Striker, questo è un deck control che come lo giocate è veramente forte, soprattutto se chi lo gioca sa come giocarlo. Anche il deck Dino lo metto in T1, in versione full power, che non è quella con gli scrap, ma quello con le carte proibite. Trovate il video sul canale, ma vi dico anche che la prossima settimana uscirà una versione full power aggiornata. Io lo sconsiglio di giocarlo con gli scrap per il semplice fatto che su Master Duel lo possiamo giocare con le carte proibite ed è molto più forte. Molti giocatori non lo sanno perché appunto sono nuovi, però Dino lo possiamo giocare con gli Yang Zing, perché su Master Duel Deng Long non è proibito. Inoltre Lito Sajim sta a 3 e fidatevi che se montate Dino full power è 10 volte sopra il Dino giocato con gli scrap. Poi mettiamo anche Salamagna in tier 1 perché è veramente un deck ottimo, ci ho fatto un video anche su questo. Lo potete giocare in due modi, ovvero control con molte entrap, oppure lo fate going second ignorante e fate sempre la combo Access Code e Disturbatore di Aggiornamenti. Voglio metterci anche True Draco in versione full power, anche su questo ci ho fatto un video, perché su Master Duel ci sono certi peschini e soprattutto Dinomite che non è limitato. Potete giocarlo con il 3x di Ricastro Goblin, con il 3x di Nel Vuoto, con il 3x di Carta nell'Oblio, è veramente un deck fortissimo. Anche questo è un deck molto sottovalutato, ma io sono molto contento di tutti quei giocatori che se lo sono montati grazie a me e mi hanno scritto che sono arrivati a Platinum 1 in una maniera incredibile. Seguitemi per altri deck golosi. Ovviamente Dragon Link, perché è devastante Dragon Link, fondamentalmente è un deck fatto di extender che se ve lo masterate veramente fa i buchi. Mettiamo PK, ci metto Rongobongo perché purtroppo
non è ancora proibito e PK in qualsiasi versione lo fate, vi cala Rongo Bongo molto facilmente. È vero che si può stoppare, ma se andate a farvi un deck incentrato solamente su evocare lui, fidatevi che non ci sono entrap che reggono. Su questo ci ho fatto una profile, si chiama PK Dark Warrior, che praticamente punta ad evocare sempre lui a turno 1 e appunto se vincete la moneta vincete il duello. Ovviamente Adamantia, perché anche lui può giocare una carta che dovrebbe essere proibita, ovvero il Drago Blocco, che è una cosa imbarazzante su un deck del genere, perché veramente gli dà una consistenza e una ripartenza incredibile. In più è uscito anche il Barone, che dà quella ciliegina sulla torta in più. E poi ci andiamo a mettere quella merda di Drytron, perché purtroppo può giocare delle carte a 3 come Ben 10 e Eva. Io spero che almeno proibiscano Ben 10, perché fidatevi, il problema principale è Ben 10, non è tanto Eva, perché è Ben 10 che va a cercare Eva. Siccome Ben 10 è una carta vecchia, non ha la limitazione a una volta per turno, quindi ogni volta che viene tributata Ben 10, quella cazzo di carta va a cercare una fata del cazzo. E spero che esca una banned il prima possibile, perché veramente è frustrante giocare contro Drytron. Passiamo alla fine ai T0, ovvero quei deck che dominano il formato best of one a mani basse. Purtroppo qua non c'ho l'artwork, però fate finta che il cannone sia l'esplosione DD, ovvero l'FTK Barn con esplosione DD. Lo conoscete tutti, purtroppo c'è poco da fare finché la Konami non si sveglia, quel deck di merda vince 9 partite su 10. Ovviamente poi andiamo a mettere Eldritch, perché in un formato senza la side vi basta girare un floodgate e 9 volte su 10 avete vinto. E alla fine vado a metterci Virtual World, perché è un deck ottimo e super versatile, e inoltre qua su Master Duel possiamo giocare Calamities, che è un'altra carta che dovrebbe essere proibita, e 9 volte su 10 è auto win, perché vi cala sempre Calamities. E anche se fate droplet, se state contro un giocatore che sa giocare, con Ciuce se lo va a spaccare e praticamente Calamities risolve. Ok, per questo video è tutto. Ah no, aspettate, manca un altro deck. Ovviamente in tier 0 ci mettiamo anche Bia, perché lo sapete, Bia best deck, let's go! Lo sapete signori, Bia è il deck più forte dell'universo. Stacco pezzo 1003, let's go! Ok regà, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like per supportare la serie, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, arriviamo a 100 like per nuovi contenuti su Yu-Gi-Oh! Master Duel, andatemi a seguire su Twitch, mi trovate come Bastardo7 e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella, let's go, be a best deck!